Matteo 7:15-16. Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti ne riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spiri o figli dai rovi? Benvenuti alla sessione di economia e di geopolitica della quinta edizione del Pregona Borghi Natura. Io sono Matteo Poloni, cofondatore del festival e tesoriere dell'associazione culturale Pregona Borghi Natura, l'ente che si occupa dell'organizzazione, gestione e promozione di questo evento culturale, il cui scopo è quello di promuovere Pregona, Porta di Transiglio, promuovere il suo patrimonio culturale, artistico, storico, umano, ambientale, offrendo un'opportunità, un momento, uno spazio di cultura in cui interrogarsi, dialogare, interagire. Su cosa? Su un tema. Ogni edizione del festival, che ormai è affermato, in questi 5 anni abbiamo ospitato più di un centinaio di ospiti di altissimo livello, docenti universitari, ricercatori, divulgatori, con più di 3.000 presenze certificate che con la stima giungono a oltre 6.000, ogni edizione, dicevo, ha un tema guida. Noi ogni anno ad ottobre scegliamo un argomento e da lì sviluppiamo tutti gli eventi. E per il tema di quest'anno, legami, ho ritenuto opportuno portare il tema delle pensioni. Pensioni è un tema di economia. L'economia trova nei legami un concetto cardine. Noi nei fenomeni economici analizziamo sempre i fattori che generano quel fenomeno economico. Cerchiamo sempre di comprendere quali sono le interazioni con gli altri istituti, con gli altri fenomeni, tra le persone. E le pensioni sono al centro di legami economici, sociali, politici. Per una persona quel legame è tra il suo presente e il futuro, tra lui e la collettività. A livello di collettività è un legame tra generazioni. E questo è un tema che è al centro del dibattito economico e politico quotidiano da decenni. Però il dibattito è molto confuso. È oggetto di bugie e menzogne, di una politica lasciva, molto distorsiva. E per questo ho ritenuto opportuno chiedere alla professoressa Elsa Cordero, luminare della materia, di venire qui oggi a parlare del tema, a fare dei chiarimenti, delle spiegazioni. Perché di fatto noi siamo mossi dalla conoscenza, ma se la conoscenza è confusa, se la metodologia è corrotta, non andiamo da nessuna parte. E il fatto lo Stato dell'Italia, a mio avviso, lo certifica. Professoressa? Grazie. Grazie anzitutto per questa bella giornata. Devo dire che vedere voi sotto questo magnifico albero, cos'è? Un acero, ecco, bravo, un acero, non giapponese però. È bello vedere, la scenografia è molto bella, quindi l'introduzione è stata molto, mi veniva il termine savonarolesca, già, cioè, se è vero ragazzo, è molto incisivo, quindi io mi predisponevo anche perché ho fatto un ottimo pranzo alla vostra osteria, anche cercando di difendermi dalle tentazioni, e quindi mi predisponevo a una conversazione tra amici, sì, a parlare di pensioni, ma in maniera molto adatta a un sabato pomeriggio di inizio settembre con temperature ancora elevate. E vorrei mantenerlo su questo, anche se lei mi ha un po' intimidita. Sì, evidentemente si è preparato molto bene. Vorrei dire questo, ha usato il termine, allora, pensioni come tema economico, è vero, ma sono un tema che riguarda la vita di tutti noi, quindi sono un tema della nostra vita, che poi noi diciamo, sì, abbiamo una vita che ha caratterizzazione prevalentemente economica, poi c'è la vita affettiva, poi c'è la vita dei nostri rapporti con il mondo della natura, però l'economia pervade la nostra vita in moltissime circostanze. Quindi è un tema dell'economia, ma è un tema della vita quotidiana che tocca a tutti. È un tema complesso tecnicamente, ma è anche un tema che può essere raccontato in maniera semplice, quello che io ho cercato di fare in questi anni.
Devo dire anche prima, perché io nella mia vita universitaria ho studiato molto il risparmio delle famiglie, e il risparmio delle famiglie avviene per diversi scopi, voi lo sapete, anche perché questa è una regione dove le famiglie risparmiano e risparmiano ancora. C'è il risparmio per formare una famiglia, per studiare o far studiare i propri figli, il risparmio per acquistare la casa. L'Italia, voi lo sapete, è il paese in Europa dove la preferenza per la proprietà della casa è più forte che non altrove. Cioè, noi vogliamo, ci sono molte spiegazioni di questo, vogliamo essere proprietari perché ci dà un senso di sicurezza che invece l'affitto non ti dà, probabilmente è questo. Quindi si risparmia per comprare la casa, perché noi non faremo mai quello che hanno fatto in America prima della crisi del 2008, cioè andare in banca, chiedere il mutuo per il valore della casa completo, 100%, e avere come risposta dalla banca magari una risposta che dice: ma vuole il 120%, perché così si può anche comprare i mobili a debito. E voi sapete che questa elargizione di credito facile ha determinato quella che era la bolla, che ha poi causato la bolla dei subprime, che ha poi causato la crisi finanziaria. Da noi, se vai in banca e chiedi un mutuo per comprare la casa, dici: io ci avrei il 50% da parte, se voi mi date l'altro 50% riesco probabilmente a gestire il mio bilancio in modo da mettere da parte quello che mi serve per pagare le rate di ammortamento. Quindi si risparmia per la casa, si risparmia per quello che gli inglesi chiamano giorni di pioggia, rainy days, cioè i giorni in cui le cose non vanno bene, tu hai bisogno di avere un po' di soldi da parte. E questo, noi in Italia, si misura la fragilità finanziaria delle persone. C'è adesso una misurazione. Da noi, internazionalmente, la fragilità finanziaria è non avere da parte neanche $2,000. Cioè hai bisogno di un esborso, e qualche volta non ne hanno neanche 500, quelli che sono fragili o non hanno zero da parte. Quindi vuol dire avere proprio l'impossibilità di sostenere anche un guasto al frigorifero, che so io, che è un elettrodomestico che serve per la vita quotidiana, anche solo per il mantenimento del cibo. Ecco, noi non abbiamo una fragilità finanziaria estrema, anche se oggi la povertà tocca più di quasi 2,5 milioni di famiglie italiane. E poi si risparmia esattamente per l'età anziana. Il risparmio per l'età anziana è il risparmio per la pensione. E i contributi che noi, non per scelta, ma obbligatoriamente mettiamo da parte per la pensione, sono quelli che chiamiamo contributi sociali. Allora, questo perché mi sono soffermata su questo? Perché in Italia si parla troppo spesso di pensioni come se fossero un tema a sé, su cui la politica può intervenire per aggiustare le cose. Invece, da quello che avete capito, è che le pensioni sono un tema legato in maniera indissolubile a due elementi. Uno, il lavoro. Perché se non lavoro non ho un reddito, se non ho un reddito non posso risparmiare. Quindi il risparmio nasce dal reddito che abbiamo, e il reddito viene dal lavoro, qualunque sia il tipo di lavoro che facciamo. Possiamo lavorare come lavoratori dipendenti o come lavoratori autonomi, ma oggi di ereditieri nessuno. E quindi il nostro reddito viene dal nostro lavoro. Sul reddito da lavoro si risparmia anche per la pensione. Noi non lo facciamo volontariamente, questo è un risparmio che facciamo attraverso uno schema, un programma, mettiamolo così, che è pubblico. E questo è importante, le decisioni le prende il Parlamento, perché questo programma non è
l'acquisto di una polizza presso una compagnia d'assicurazione, cosa che possiamo fare. Aggiungiamo una pensione privata a quella pubblica. Ma a tutti i ragazzi che sono qui e hanno cominciato a lavorare o devono cominciare a lavorare, vorrei dire, nessuno mi chiede, ma volete iscrivervi all'INPS? Non ve lo chiedono, perché è obbligatorio. Non è una scelta che facciamo, è un obbligo che dipende dal fatto che lo Stato dice risparmiare per l'età anziana è fondamentale. Se lascio alla vostra decisione, una parte di popolazione non ce la fa, oppure non pensa al futuro perché guarda solo il presente, oppure magari risparmia ma poi alla prima occasione perde o dissipa i suoi risparmi in attività ludiche, e quindi poche storie. Siamo obbligati tutti a risparmiare per la pensione. Però questo risparmio è sempre legato al reddito che produciamo nell'anno. Non è legato, non trova il suo fondamento nelle promesse dei politici, perché quali sono promesse? Il fondamento è il lavoro nostro e il fondamento della pensione di ognuno, in linea di principio, è il lavoro che ha svolto durante la sua vita attiva, si chiama la vita attiva, la vita di lavoro, e quanto ha guadagnato nella vita di lavoro. Poi sappiamo benissimo che ci sono nella società sempre gli sfortunati, quelli che non ce la fanno, hanno un lavoro precario, un lavoro temporaneo, un lavoro parziale, poco pagato, e allora chiaramente questi fanno fatica a farsi la pensione. Quindi lì ci vuole un intervento pubblico. La compagnia d'assicurazione, con tutto il rispetto che dobbiamo alle compagnie d'assicurazione, la compagnia d'assicurazione non si preoccupa dei clienti poveri, magari può anche fare qualcosa, ma lo fa di sua spontanea volontà. Nel settore pubblico, se hai una parte di popolazione che non ce la fa, la devi proteggere, perché c'è, diciamo così, dire aiutiamo tutti a farsi una pensione, ma quelli che non ce la fanno gliela diamo noi. E quella si chiama assistenza. Va bene? Diversa è la questione, ve l'anticipo, poi ne parliamo, invece dell'assistenza, di costruire dei privilegi, perché i privilegi sono l'opposto dell'assistenza, cioè vogliono dire dare di più a chi ha già di più. Faccio solo un esempio molto facile. Immaginiamo, prima abbiamo detto, c'è una persona che lavora, ha un suo profilo retributivo che deriva dal suo lavoro, su quello è un lavoratore dipendente, paga il 33% il suo reddito, va come contributo per la pensione, quindi un terzo, non è poco, del reddito lordo, non è poco, quello va per la pensione. E supponiamo che questo signore abbia un bel profilo, quindi sia uno che guadagna tanto, quindi ha accumulato tanto. A questo signore uno potrebbe dire, guarda, noi ti restituiamo i contributi che hai versato, quello basta e avanza per te, ok? Poi ti tasseremo anche, ma quello è un altro discorso. E invece dare a lui non solo 100.000 che ha versato, ma 130.000, è come lo chiamate voi, un privilegio. Ecco, il nostro sistema pensionistico prima era molto costruito sui privilegi, con una interpretazione dell'assistenza un po' casuale, si assistevano di più certe categorie più vicine al potere politico, meno altre categorie e così via. Quindi tutte le riforme che sono state fatte a partire dal 1992, la prima riforma a motto, hanno cercato di raddrizzare questo sistema, che voi dovete immaginare. E poi adesso lei vuole farmi tante domande, perché io su questo posso parlare per un'ora, tranquillamente. No, diciamo... No, adesso non l'aggiungo, finisco solo il pensiero. Poi... Allora, su questo le riforme
hanno cercato di, come dire, immaginatela come una casa comune, perché tutti gli italiani, ve l'ho detto prima, che lavorano stanno dentro l'INPS, è la casa comune di tutti, ci sono i giovani, ci sono gli anziani e ci sono gli anziani già fuori del lavoro, perché sono quelli che prendono la pensione, tutti dentro. Quella casa aveva un sacco di crepe, ma tante, e la gente, gli esperti, le istituzioni internazionali dicevano: guarda, non sta su quella casa lì, bisogna fare che cosa? Le riforme. Le riforme sono state fatte nel 92, poi 95, poi 98, poi 2001, poi arriva ancora il 2008 qualcosa, ma erano più aggiustamenti, poi arriva la crisi del 2011, la riforma che ha fatto il nostro governo, e poi ci sono state quelle che sono chiamate le controriforme. Non so quanti simpatizzanti, ma io sono abituata a parlare in maniera molto esplicita di Salvini ci siano tra di voi, ma dopo il 2011 quello che è stato fatto è una serie di controriforme, cioè quelle che hanno di nuovo allargato un po' le crepe del sistema anziché aiutare a consolidarla. Ecco, questo è quello che è stato fatto, e in queste riforme quello che si è cercato di fare è di introdurre una trasparenza che permettesse di dire: ecco, questa cosa qui si chiama assistenza, questa qui si chiama privilegio, e il privilegio lo cancelliamo, perché nel pubblico i privilegi non hanno ragione d'essere. In una democrazia gli interventi si fanno a favore di chi ha di meno e non a favore di chi ha di più. Ecco, questo è il percorso. E poi nel secondo round, dopo la sua domanda, vedrò io di infilare il concetto che magari lui non mi chiede, che è: perché questo sistema è un contratto tra generazioni, tra me che sono anziana e lei che è giovane. È un contratto che però non abbiamo firmato dal notaio, che hanno firmato in Parlamento a nome mio, a nome suo che è giovane e a nome anche di suo figlio quando ci sarà. Ve lo spiego dopo. Ha messo tanto carne al fuoco, professoressa. Lei, sì. Dovevo fare da contraltare. No, giustamente ha evidenziato diversi aspetti che bisogna conoscere. Partendo dal presupposto, appunto, io prima parlavo di legami tra la persona presente e futuro, tra la persona e la collettività. Io penso che sia fondamentale chiarire una cosa: la pensione come concetto di assicurazione, la pensione è il fatto che non sia un diritto acquisito ma che sia figlia del lavoro, del risparmio, e soprattutto perché ad oggi nel nostro sistema, dove abbiamo un welfare state, dove la pensione è il pilastro principale di questo welfare, perché abbiamo un sistema misto, perché non è stato privato ma è anche pubblico, quindi i rischi che ruotano intorno a questo sistema. Allora, io sono stata anche accusata di aver voluto privatizzare il sistema pensionistico, ma è niente di più lontano dalla verità. Io ho sempre difeso il sistema pubblico, penso che la previdenza debba essere eminentemente pubblica e poi che ci possa essere, come giusto che ci sia, una integrazione privata acquistabile sul mercato, banche e soprattutto compagnie d'assicurazione. Quindi questo perché è pubblico, ve l'ho detto prima, perché non si possono lasciare le persone così, come dire, a scegliere liberamente se risparmiare per l'età anziana oppure no. Perché lei ha cominciato col Vangelo, e beh, è la, allora, il buon samaritano, cioè questa parabola del buon samaritano. E cosa fa il buon samaritano? Il buon samaritano vede, cioè ci sono quelli che passano e vedono il poveretto su un ciglio della strada, privo di vestiti, affamato, abbandonato, e qualcuno passa indifferente, qualcun altro, il buon samaritano, si ferma e lo cura, se ne prende cura. Allora, ci sono persone che si fanno, come dire, intrappolare dall'idea che ci sarà sempre un buon samaritano che si prenderà cura.
sono le persone che in genere, cioè, non sono lungimiranti. Come dire, ma sì, adesso mi godo la vita, poi qualcuno ci penserà. Qualcuno, un buon samaritano che si occuperà di me, ci sarà sempre. Allora, se uno Stato fa così e molti cittadini contano sul fatto che ci sarà sempre il buon samaritano, soprattutto perché uno nell'età anziana non ha più la possibilità, non è che gli puoi dire alzati e vai a lavorare quando uno è anziano. E quindi questo era un modo per dire, ma noi vogliamo anche difendere il bilancio pubblico contro questa possibile comportamento un pochino di sfruttamento del buon animo di altre persone, e quindi anche se tu non vuoi io ti obbligo a risparmiare. Quindi c'è un obbligo, e allora se c'è un obbligo la cosa non può essere privata, perché nel privato non si può stabilire un obbligo per qualcuno a pagare qualcosa. Allora, se c'è un obbligo, poi voi mi direte, sì, ma in realtà le generali quando vendono polizze si comportano diversamente, perché le generali cosa fanno? Prendono i soldi nostri e li mettono, li investono nei mercati finanziari, comprano dei titoli, vanno a comprare titoli più o meno rischiosi, tengono il nostro conto, il conto intestato a ciascuno di noi, questi sono i versamenti, ogni anno si vede quanto ha reso questo portafoglio finanziario e l'anno dopo lo si aggiunge ai capitali versati. Quando uno arriva alla fine del contratto della vita di lavoro si trova quello che si chiama un montante, cioè c'è una montagnetta di soldi. E se si vuole comprare la pensione, cioè la rendita, la compagnia d'assicurazione ti fa il calcolo e ti dice, guarda, questo è l'ammontare di quello che tu hai versato più gli interessi che ci sono. Questo noi te lo possiamo trasformare in un pagamento, chiamato rendita o pensione, che ti paghiamo fino a quando tu sei vivo. Te lo paghiamo fino a quando sei vivo. Anzi, se vuoi, in aggiunta, ci mettiamo anche una pensione di reversibilità che potremmo pagare a una compagna, moglie, che ti sopravvive. Questa cosa qui, le compagnie di assicurazione lo fanno da centinaia di anni, quindi è una cosa che sanno fare benissimo. Perché lo Stato non fa altrettanto? Beh, perché il mondo non è mai perfetto, quindi noi ce l'abbiamo molto con lo Stato, che fa le cose qualche volta malamente, ma neppure il mercato e neanche i mercati finanziari sono perfetti. Ogni tanto cosa succede? Che compagnie d'assicurazione, ricordatevi sempre la crisi del 2008 di cui parlavo prima, un paio di compagnie d'assicurazione grandi in America sono fallite, e ogni tanto uno investe certi soldi e poi si trova che il valore di quei soldi lì è niente, sono andati persi. Allora, quando ci sono crisi finanziarie, e non sono escluse, tu devi pagare le pensioni e dove sono i soldi? Non ci sono. Non ci sono. Allora vuol dire che c'era un rischio. E allora, quando i sistemi previdenziali pubblici sono nati, è anche perché, diciamo che con gli episodi di iperinflazione tra le due guerre, molte compagnie sono trovate, molti fondi pensione si sono trovati con capitali insufficienti a pagare le pensioni. E allora come lo Stato ha detto, che è stata una bella innovazione, sapete, uno ha detto, ma scusate un po', noi non siamo una compagnia d'assicurazione, noi siamo lo Stato. Lo Stato ha teoricamente un orizzonte infinito, perché lo Stato c'è oggi, ci sarà domani, quindi allora noi abbiamo bisogno di fare questo meccanismo di prendere i soldi di chi versa oggi, investirli nei mercati finanziari, aspettare che maturi un capitale e poi prendere quel capitale e trasformarlo in una pensione. Abbiamo bisogno di fare questo? No, perché lo Stato può fare una cosa molto semplice, dire prendiamo i soldi che ci danno quelli che lavorano, che sono soldi che entrano freschi,
e usiamoli subito per pagare le pensioni a loro, perché lì nella cassa non c'è niente. Come facciamo a pagare queste pensioni? Prendiamo quelli che entrano e li usiamo per pagare quelli che ne hanno, che oggi hanno bisogno della pensione. E così è nato il sistema. Questo sistema, che si chiama sistema della ripartizione, è nato dalle difficoltà che c'erano nel mondo finanziario e dal fatto che lo Stato dice: vabbè, allora voi siete quelli che oggi lavorano, mi pagate i contributi, io vi obbligo, loro sono quelli che sono in pensione, le casse sono vuote, io prendo questi soldi e li pago direttamente sotto forma di pensione. Quindi la cassa è sempre vuota, perché io prendo da voi e do a loro. E voi dite: già, ma quando io sono al posto loro, dove sono i soldi miei? E beh, io dico questo, ci saranno altri giovani, che sono quelli che stanno di là ancora, che saranno al posto vostro, che sarete al posto loro, non dico dove saranno loro, e quindi voi sarete slittati lì, gli altri saranno al posto vostro, lavoreranno, pagheranno contributi e io potrò pagare le pensioni. Lo Stato così crea questo contratto tra generazioni, perché la vostra fiducia, che siete oggi voi a pagare i contributi, è che domani ci siano altri giovani i quali, lavorando, pagheranno contributi che serviranno a pagare le vostre pensioni, altrimenti sono guai. Ok? Questo è il contratto che c'è nella forma delle pensioni pubbliche, che c'è in tutta Europa. Allora, questa idea è stata buona, molto buona, perché è servita a risolvere una crisi, altrimenti sarebbe stata molto più dura la crisi, perché sì, puoi sempre tassare i ricchi, ma una volta che li hai resi poveri, non è che puoi farlo tutti gli anni, di impoverire i ricchi. E allora, che cosa succede? Che questo contratto è una specie di gabbia dorata, ma dorata pienamente, nel senso che quando l'hai costruita, uscirne è praticamente impossibile. Supponete che qualcuno adesso voglia dire: sentite, basta con questo sistema, lo Stato ci prenda i soldi, li dia a una compagnia d'assicurazione che li investe e facciamo come fanno loro, cioè mercati finanziari, invece di prendo da voi e do a loro. Ma non si può. Perché non si può? Perché se io dico: vabbè, adesso voi pensate alle vostre pensioni, chi paga le loro? Quindi o voi pagate due volte, o loro, non so, tornano a lavorare, si mangiano il capitale che hanno accumulato, cioè qualcuno deve pagare, eh? Qualcuno deve pagare per rientrare da questo contratto in cui non si sono accumulate risorse, ma si sono utilizzate quelle che entravano in quel momento. Questo vuol dire che quando si dice: già, ma il sistema è sostenibile, lo dobbiamo rendere sostenibile per fare in modo che ce l'abbiano anche loro che non ci sono ancora. E questa, la trappola è questa, che la politica a chi parla soprattutto? A loro che sono giovani? A quelli che non sono ancora nati? Non gliene importa niente. No, la politica parla ai gruppi più numerosi. E i gruppi più numerosi in una società come quella italiana, con una popolazione che invecchia, sono gli anziani. Quindi la politica tende essenzialmente a parlare alla popolazione matura e anziana. E quindi le politiche tendono a dire: va bene, io vi prometto un'indicizzazione, vi prometto la pensione minima, vi prometto di abbassare ancora l'età di pensionamento, ma si fanno mai la domanda: e chi paga? Chi pagherà? E questo è quello a cui servono le riforme. E le riforme, se sono fatte bene, in una situazione in cui la popolazione invecchia e purtroppo il lavoro è più precario rispetto a quello della generazione nostra, dovrebbe domandarsi se tutte le promesse sono mantenibili, mantenendo al tempo stesso l'edificio in piedi. Questa è la difficoltà di un sistema. Capite che non è, cioè, c'è molta complessità nel sistema pensionistico, ma se voi, tocca a lui decidere sulle domande. C'è un signore calzato un ditino,
Ma mi chiedevo, non è che... No, ma è lui che deve decidere. Lasciamo la sessione qui alla fine. La sessione di domande alla fine. Se è una domanda di chiarimento la possiamo fare subito, come eccezione la facciamo subito. No, è che non è che si è dimenticato lo Stato di sostenere la famiglia per i figli, eccetera, eccetera. Beh, questo è un capitolo molto importante, la risposta è sì, perché se noi guardiamo la spesa chiamata sociale, l'Italia ha speso soprattutto per le pensioni, pochissimo per la famiglia, pochissimo per la scuola, pochissimo per l'altra spesa sociale. Per esempio gli ammortizzatori sociali anche si è speso poco. Ammortizzatori sociali vuol dire se la gente perde il lavoro, com'è che lo aiuti a trovarne uno in fretta? Cos'è che devi fare? E su quello noi eravamo molto molto indietro e siamo ancora molto indietro. Ho risposto sinteticamente, ma lei ha assolutamente ragione, perché il nostro stato sociale ha privilegiato la spesa pensionistica. Quindi se guardiamo rispetto agli altri paesi europei, noi abbiamo più o meno la stessa spesa sociale in rapporto al PIL, ma la composizione è molto sulla spesa pensionistica e poco sulle altre voci. Per esempio la spesa per la famiglia è sempre stata poca per noi. Si è sempre contato sul fatto che facessero le donne, questo è il punto. Questo è stato soltanto alla famiglia, della famiglia si occupano le donne. Grazie professoressa. Quindi in sostanza abbiamo cercato di chiarire i concetti teorici alla base di quello che è il sistema pensionistico. Noi viviamo in un sistema di ripartizione, il sistema di ripartizione comporta quindi un contratto tra le persone, tra generazioni. Il risparmio privato è essenziale, il pubblico da solo è insufficiente. E soprattutto, come scriveva nel suo libro Chi ha paura delle riforme del 2018, un libro estremamente chiaro, il sistema è esposto a rischi di natura demografica. Oggi la piramide demografica italiana è ribaltata. Finiremo nei prossimi decenni ad avere poche corti, quindi meno italiani, meno giovani, a sostenere corti superiori di gran lunga più grandi, più pesanti, di tenore orale su pochi. Immaginate di prendere una piramide in Egitto e di ribaltarla al contrario. Quello è il futuro del sistema italiano a causa della sua demografia. È normale, così è quella demografica rovesciata. E non basta, attenzione, rischio economico e rischio politico. Il sistema pensionistico regge se l'economia sta bene. Nel sistema ripartizione c'è, entrando un attimo nel tecnico, una parte chiamata rivalutazione rispetto al PIL. Se il PIL cresce, anche le pensioni crescono. E questo è un concetto teorico fondamentale, ma anche reale. Perché se ci pensiamo bene, la crescita del PIL dipende da quante persone lavorano e da quanto siamo produttivi. Noi ad oggi siamo quasi in piena occupazione, quindi una volta che abbiamo occupato tutto l'occupabile... No, siamo ancora molto sotto. Ci stiamo arrivando, dicono, come al solito. Diciamo che siamo a quasi il 63%, quando in Germania sono 76%, in Olanda sono 80% e ci sono paesi nordici scandinavi che hanno 87% di popolazione che lavora, quindi tasso di occupazione 87%. Quindi... Però dall'altra parte abbiamo anche il problema della produttività, sì, sì, che è stagnante o addirittura retrocede. Quindi in un sistema che è stagnante, che è fermo, come facciamo a sostenere la parte appunto delle pensioni? Se chi lavora sta bene, anche il pensionato sta bene. Altrimenti ci troviamo in una situazione in cui chi lavora non è più neanche nelle condizioni di vivere. E sotto questo punto di vista, professoressa, visto che siamo passati diciamo alla parte della realtà, noi nell'ambito della divulgazione economica abbiamo uno slogan che ci guida, uno slogan metodologico, è il show vive fucking data, tradotto... Quando noi parliamo di qualcosa non basta pensare diversamente, devi avere anche ragione, per logica e per dati. E quindi vorrei mettere i punti su lì, professoressa. 2011, qual era la situazione in cui versavamo come Stato italiano, qual era la situazione della stabilità previdenziale? In poche parole, quando lei è stata chiamata alle 10 di sera a fare il ministro, qual era la situazione in cui versavamo? Qual era l'emergenza? Qual erano i problemi? Allora... lei ha detto che ho scritto il libro Chi ha paura delle riforme. Devo dire che
Oggi molti giornali citano il saluto che ieri il Presidente della Repubblica ha fatto al seminario di Cernobbio, sicuramente meno bello del nostro, ma comunque, e ha detto due cose essenzialmente. La prima è: dobbiamo ridurre il debito, dobbiamo abbattere il debito, ha detto, usato questo termine, secondo le notizie di stampa. E la seconda è: non dobbiamo avere paura delle riforme. Il che mi ha fatto venire in mente, in effetti, il libro che ho scritto nel 2018, e dove sostengo peraltro che la paura delle riforme spesso è indotta dalla politica, dalla cattiva politica, che anziché spiegare cerca di impaurire gli elettori, perché così riesce a presentarsi come una sorta di taumaturgo che risolve i problemi, men che non si dica, cosa che peraltro poi anche il più illuso degli elettori si accorge che non è così. Quindi non avere paura delle riforme vuol dire accettare cambiamenti necessari, cercare di renderli anche equi, per carità. Allora, cosa è successo nel 2011? Beh, io lo dico molto sinteticamente. L'estate del 2011 è stata come una giornata di queste, quando arrivano degli uragani, ormai non sono più piogge, che c'hai un inizio, un addensamento di nubi, e poi queste nubi si fanno scure, grigie, dense, consistenti, e poi arriva la tempesta, l'uragano. Ecco, quello, l'estate è stata un po' così: nubi che si addensavano, che diventavano spesse, insofferenze maggiori, nervosismo, come qualche volta quando si sentono i temporali arrivare, i cani sono molto nervosi, no? Nervosismo dei mercati. E c'era un indicatore, uno in particolare, che segnalava l'arrivo dell'uragano. E questo indicatore si chiamava spread, cioè la differenza di tasso di interesse che c'era tra il debito dello Stato italiano fa debito, vuol dire che devi chiedere soldi in prestito agli operatori finanziari, anche alle famiglie, paghi un tasso di interesse. Noi a un certo punto avevamo in più rispetto al tasso di interesse pagato dalla Germania, considerato da sempre il debitore più sicuro. Se uno vuole comprare titoli sicuri, compra dei titoli tedeschi, perché sono considerati titoli sicuri. Adesso anche la Germania sta avendo molti problemi, ma è ancora comunque un debitore considerato molto sicuro. Ebbene, noi siamo arrivati a uno spread che al massimo ha toccato 5,75 punti percentuali. Vuol dire che se la Germania pagava il 2%, noi pagavamo 7,75. Cioè una cosa altissima. Cosa voleva dire? Perché questo spread cresceva ogni giorno? Tutti al caffè, al mattino, al bar, parlavano, anziché di calcio, parlavano dello spread. Mai visto lo spread ieri sera. Tutti a parlare dello spread. Cosa voleva dire? Voleva dire che sui mercati finanziari, lo Stato italiano non aveva più credibilità. Vuoi soldi? Io te li presto, ma non te li do allo stesso tasso a cui li do ai tedeschi. No, voglio molto di più. Voglio di più perché non mi fido di te. E a un certo punto questa era la febbre che dice che lo Stato italiano stava perdendo fiducia. Eravamo noi e la Grecia in particolare. E a un certo punto, di fronte a questa situazione, che è un rischio di crisi finanziaria, io lo voglio dire perché in Italia sembra sempre che quando si parla di crisi finanziaria questo tocchi le banche, magari anche le compagnie d'assicurazione, ma lasci indenni le famiglie. No, le crisi finanziarie distruggono il risparmio delle famiglie, distruggono
bilanci finanziari delle imprese e si trasferiscono subito sull'economia reale, quindi vogliono dire disoccupazione, perdita di posti di lavoro, reddito, cioè vuol dire un brusco impoverimento del paese. C'era il rischio di questa crisi finanziaria, di cui poi tutti sono dimenticati molto velocemente, e un governo deve prendere delle misure in questi casi, non è che può stare lì e dire aspettiamo che passi l'anno fatta, come dicono a Roma, devi agire. Il governo Berlusconi era bloccato, cioè era in stallo, non prendevano decisioni. Trascuro di raccontarvi aneddoti molto verosimili che io ho sentito arrivando al governo. Comunque non funzionava, e anche questo va detto per onore della verità. A un certo punto i partiti potevano andare da presidente Napolitano e dire: presidente, in queste condizioni si deve andare in elezione. E il presidente non avrebbe detto no, avrebbe detto siete sicuri? Comunque i partiti hanno detto facciamo un governo tecnico, facciamo un governo che può mettere delle toppe a questa situazione. Quindi il governo tecnico era richiesto per prendere le misure che servivano per evitare la crisi finanziaria. E quando uno ha un rischio di crisi finanziaria, anche una famiglia, le misure che può prendere sono ridurre i consumi, quindi deve ridurre i consumi, e per lo Stato vuol dire aumentare le imposte, ridurre la spesa pubblica e fare qualcosa che implichi che la spesa sia ridotta anche per il futuro. Noi avevamo firmato, il governo italiano aveva firmato una lettera alla Banca Centrale Europea il 5 agosto del 2011, in cui la Banca Centrale diceva una cosa molto semplice: ok, noi compriamo i vostri titoli, però voi dovete fare qualcosa. E questo qualcosa era un insieme di riforme, era un elenco di riforme. E tra le prime tre ce n'erano due di cui io mi sono occupata, la riforma delle pensioni e la riforma del lavoro. Quello era un impegno: noi compriamo i vostri titoli, quindi impediamo che lo spread salga più di tanto, li compriamo noi, anche se il mercato non li vuole, però voi fate le riforme. E noi siamo arrivati lì, chiamati a mettere queste toppe grandi, non per distribuire benefici, bonus, ma chiamati per fare queste riforme. E il provvedimento chiamato Salva Italia, il governo ha cominciato il 16 novembre. Io ho portato in Consiglio dei Ministri la riforma delle pensioni il 6 dicembre, poi 5, non ricordo con esattezza, ma forse il 5 perché era domenica, perché si andava a mercati chiusi, e il Parlamento ha approvato il 21 dicembre. Cioè ci abbiamo messo un mese. C'è un ministro che 10 anni che dice che vuole disfarla, 10 anni e più. Disfare una cosa è molto più semplice che non farla, non vi pare? Almeno io ritengo. Ma comunque questo è perfetto? No, assolutamente. La situazione era quella di chi non sa se l'indomani mattina ha i soldi per andare al supermercato a comprare le cose che servono. Lo Stato italiano non sapeva se l'indomani avrebbe avuto i soldi per pagare le spese che uno Stato deve fare per far funzionare gli ospedali, le scuole e tutti gli altri uffici pubblici, per non chiudere e dire siamo in attività sospesa perché non ci sono abbastanza soldi. Comodo dopo dire che c'era il complotto. Allora io posso dire, potevate fare voi, perché non avete fatto voi? Se facevate, eravate voi di fronte agli elettori, potevate voi dire abbiamo salvato il paese. Quindi il pezzo centrale di quel decreto Salva Italia era la riforma delle pensioni, preparata in 15 giorni. Ora io potevo essere esperta e lo ero, però guardate, una legge non si scrive da soli. Non mi sono messa là, ho chiuso le porte, ho scritto la riforma delle pensioni.
perché devi scrivere un testo parlando con gli uni, parlando con gli altri, con il capo ufficio legislativo, mandando Palazzo Chigi. Posso dirvi che ogni volta che mandavamo delle ipotesi di riforma a Palazzo Chigi, la risposta che mi tornava era: non basta ancora, ministro. Quello era: non basta ancora, ministro. Basta rispetto a che cosa? Basta rispetto al segnale che si voleva dare: questa volta l'Italia fa sul serio. Perché di riforme ce n'erano state molte in precedenza. 95, una bella riforma. Peccato, come disse Massimo D'Alema una volta e perse le elezioni subito dopo, abbiamo fatto la migliore riforma delle pensioni, peccato che andrà in vigore nel 2030, ed era 1996 o 7, governo Prodi. Allora, fare le riforme per il futuro è come, appunto, tu hai una casa lì che sta crollando e tu fai un bellissimo, sei un architetto, fai un bellissimo edificio col tuo computer e dici: guarda, lo faremo nel 2030. E no, non faremo nel 2030, quello crolla adesso. Se tu hai della gente che sta lì, devi adesso occuparti magari anche solo di mettere non solo una calce sopra, ma qualcosa che gli dia solidità. Questo è il punto. Era perfetta la riforma, manco per idea, perché le riforme perfette non sono di questo mondo, non esistono, non... perché le riforme, intanto adesso, ma non voglio parlare di quello, il processo è complesso perché, come vi ho detto prima, passa da un ufficio legislativo, poi va al controllo della ragioneria, che è ermetica, non ti dice mai le cose, salvo l'ultimo momento, e poi torna al tuo ufficio legislativo e poi deve andare all'INPS e la gente tra di loro litiga sempre. Non vi dico quanto litigavano ai miei tempi il capo dell'INPS e il capo della ragioneria, e quindi è oggettivamente difficile, ma non per scaricare responsabilità, è per dire che siamo in una democrazia, giustamente. Uno non è che si mette lì e scrive una legge da solo e la fa valere. Questa si chiama autocrazia, dittatura. Noi in democrazia esistono molti controlli, molte interferenze, ed è giusto che sia così. Quello che è stato invece fatto dopo è l'occasione sprecata, perché io sono convinta che gli italiani avessero capito l'entità della crisi e fossero disposti a fare sacrifici. Lo erano disposti. Ma dopo è invece stata trasmessa da parti politiche e anche da una parte dei media una versione di complotto ordito per salvare le banche tedesche. Ora, gli italiani che debbano fare sacrifici per salvare le banche tedesche, anche no. Quindi non salvare noi stessi, ma salvare le banche tedesche, che non era vero. Poi è stato detto che era un altro, diciamo che non era necessaria, che si poteva fare in tutt'altro modo, in maniera molto più blanda. Posso anche dirvi che quando io sono arrivata c'erano ipotesi di riforma del ministro Tremonti che erano almeno altrettanto severe, salvo il fatto che io credo fortemente nella trasparenza. L'abitudine allora era quello di cercare di far passare le misure in modo che gli italiani non se ne accorgessero, e se ne accorgessero a provvedimento già votato in Parlamento. Perché? Perché così non devi stare a discutere prima, non ti fanno opposizione, dice: ah, è stato approvato al Parlamento, non si sa mai chi sia la manina che ha introdotto il provvedimento, che è contrario, secondo me, a una buona democrazia, perché in democrazia ci si prende la responsabilità delle cose che si propone di fare e anche del fatto che possano essere bocciate. E ovviamente i dati sono importanti, e per esempio i dati sugli esodati, non c'erano. Non è che la storia sia andata così, che qualcuno mi ha detto: guarda, ne abbiamo 170.000 che sono per quelli salvaguardati. E però io ho detto: no, è troppo, facciamo 65.000. No, il fatto è molto semplice, è che
Voi immaginate Veneto, per esempio, che è un territorio di tante imprese, molte piccole o medie. Se si fa un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, si dice, guarda, io so che tu tra pochi anni andrai in pensione. Io ti do qualcosa, tu vai prima e aspetti tranquillamente la tua pensione con quello che ti ho dato io. L'accordo è tra privati. Non c'era nessun obbligo di trasmettere informazione di questi accordi al governo. C'era per le grandi imprese che facevano accordi di prepensionamento, di pensionamento anticipato, comunicavano. Il governo e il ministero aveva quei dati lì, ma quelli delle piccole imprese nessuno li sapeva. Io prima di andare via ho stabilito che un accordo di prepensionamento, uno, le grandi imprese se lo pagano, oggi se lo pagano. Pensate alle banche, quella che abbiamo chiamato isopensione, adesso c'è un altro nome, non mi ricordo, ma comunque sono pagati. Vuoi mandare via? Ti paghi tu fino al raggiungimento dell'età pensionabile, paghi tu la pensione ai tuoi dipendenti che mandi via, non la scarichi sulla collettività. Però almeno il numero si sapeva. Invece quello che non si sapeva erano i numeri relativi agli accordi delle piccole imprese e questo ci ha spiazzato. Allora, quindi uno poteva dire, raccontiamola giusta, diciamo, guardate, sono venuti questi tecnici, hanno fatto male, no? Avremmo fatto meglio, però le cose hanno la direzione giusta. E quindi adesso noi li ringraziamo, li mandiamo alle loro faccende, a casa, va benissimo, però noi aggiustiamo le cose. Invece no, hanno detto tutto quello che abbiamo fatto era sbagliato, dopo averlo votato ampiamente in Parlamento, con l'eccezione della Lega, lì va a dire che se non altro c'è stata coerenza perché la Lega la riforma non l'ha votata. Ma si è detto il peggio del peggio dopo che l'avevano votata, e come fanno gli italiani ad accettare qualcosa quando si pensa che sia tutto sbagliato, fatto oltretutto per aiutare un governo straniero? Spiegatemelo voi. Ed è lì che io ho cominciato a dire, va bene, allora io nel mio piccolissimo, visto che faccio sempre il professore, farò così, proverò io a dire agli italiani come sono successe le cose, che è il libro, e dal libro io ho cominciato ad avere tantissimi inviti. E vi do questa notizia, che la regione che mi invita di più è il Veneto. Giuro, non sto dicendo solo per voi, perché i veneti amano discutere, i veneti sono entusiasti sempre, quindi io il Veneto, guardate, metto le bandierine, le trovate dappertutto. E infatti mi fa molto piacere sempre venire. Detto questo, ho capito che c'è bisogno, cioè democrazia e partecipazione vuol dire raccontarle le cose anche nei loro difetti, non pretendere di avere la chiave di chi ha la perfezione, che non è di questa terra, e dirlo con onestà senza aspettarsi qualcosa. Se tu non ti aspetti, invece è l'inganno quello che io non sopporto. E purtroppo l'inganno è troppo frequente in politica, nella cattiva politica. Qualcuno si è arrabbiato lassù? Eh sì, sta piovendo, adesso vengo io in mezzo a me. No, hai plata, direbbe Javier il presidente dell'Argentina. Quindi il 2011 era una situazione in cui stavamo letteralmente ad andare gambe all'aria. La lettera, quella della BCE. Della BCE del 5 agosto. Firmata anche da Mario Draghi, come dice. Esatto. Non era un messaggio dei poteri forti, era un signori, drin drin, la signora Tina, il there is no alternative tacceriano, la realtà bussava le porte. E attenzione, questa non è una frase buttata a caso, perché la BCE ha un mandato, quello che può fare è scritto nero su bianco ed è pubblico, disponibile. Per fare la politica monetaria servono le condizioni per fare la trasmissione. Se tu hai uno Stato in cui il tasso di interesse del debito pubblico esplode, questo azzera qualsiasi riforma che hai fatto nei mesi precedenti. Ti ritrovi, che ad oggi è quella la situazione, noi abbiamo un interesse sul debito pubblico, il cui montare è pari alla spesa per l'istruzione, allarme lanciato dal
nuovo rapporto della Banca d'Italia qualche settimana fa. In quella frangente, voi immaginatevi, abbiamo questa situazione. Soldi che vanno agli interessi, siamo in piena crisi, non c'è possibilità di fare politiche espansive perché nessuno finanzia il debito. E in quel frangente non erano le banche tedesche, ma erano le banche italiane. Se il titolo di Stato perde valore perché al salire dei tassi di interesse perde valore perché è più rischioso, i bilanci delle banche ne escono letteralmente bruciati perché devono svalutare, quindi hanno perdite. Perdite vuol dire bruciare capitale. Dal punto di vista della ragioneria del bilancio, se tu bruci capitale, per come funziona il sistema bancario, vuol dire niente più prestiti, niente più investimenti, non si muove più niente e stavamo per... L'economia reale che si ferma. Sì. Stavamo per andare a stile Grecia. Sì, ed è vero, la storia della Grecia adesso si dice, io ci sono stata in quegli anni alcune volte, nei primi anni... diciamo 2014, 15, 16, si vedeva la sofferenza nei volti delle persone. Cioè si vedeva l'impoverimento forte che avevano subito, perché la troica che loro hanno avuto, che per noi era uno spauracchio, ha voluto dire una forte contrazione della spesa pubblica. E quindi siccome la spesa pubblica contribuisce in maniera importante al nostro benessere, quello si vedeva proprio la sofferenza e hanno fatto delle politiche certo severe, forse l'intensità era eccessiva, ma sapere, nessuno può dire se la medicina, quando hai un paziente che sta veramente in una situazione critica, anche il dosaggio è difficile a posteriori. In Italia tutti a posteriori sanno sempre tutto, però la Grecia ha sofferto, ma adesso la Grecia è in una situazione, sta superando l'Italia su molti aspetti, ha fatto delle politiche che hanno permesso di aumentare l'occupazione, di ridurre il debito pubblico, di riallocare la spesa. Era il sistema pensionistico della Grecia era così totalmente inaffidabile, però tutti erano in pensione a età 52 anni, tutti in pensione, non regge. E infatti lei evidenziava il problema politico, all'epoca nessuno voleva prendersi la responsabilità di fare ciò che andava fatto ed erano tutti consapevoli. Castellino, il suo professore, nel 75-76 aveva lanciato l'allarme, 1975, stiamo parlando pochi anni dopo l'introduzione del sistema retributivo come metodo di pensione. Negli anni 80 il Centro Studi di Banca d'Italia aveva tuonato l'allarme, guardate che il sistema non regge, li hanno trattati come quelli del Marsport. Anni 90, continuamente allarmi, anni 2000. C'è stato il ministro del Tesoro Goria che aveva cercato anche lui, era un cuneese, Goria, molto... molto serio come persona, aveva cercato di fare una riforma delle pensioni, non gliel'avevano lasciato fare, cioè c'era proprio la non accettazione del rischio finanziario, come dire ma poi qualcuno provvederà e poi siamo troppo grandi perché ci lasciano fallire, un po' così giocare sulla benevolenza, no? Sempre l'Europa alla fine non ci lascerà fallire. E che è un percorso, per appunto, non democratico, che è un percorso di benessere costruito sulle illusioni e sul debito pubblico. Perché se ci pensate, questo voglio dirvelo così, il sistema pensionistico è come una fabbrica di debito pubblico. Perché se io prendo un titolo, quelli che voi comprate e quindi avete anche voi nel vostro portafoglio, che può essere un BOT, un CCT, un titolo pubblico, in genere cosa c'è scritto qui? C'è scritto io pagherò 1000 euro al proprietario di questo titolo alla scadenza. Poi il titolo può pagare interessi o non pagare, da pagare cedole oppure non pagarle, però è una promessa di pagamento, no? E che cos'è una pensione? Per voi che siete quelli giovani che entrate nel sistema, pagate contributi,
pagate con l'aspettativa di ricevere la pensione quando sarete anziani. Lo Stato vi promette che avrete una pensione. Su cosa si regge questa promessa? Sul fatto che quando voi sarete lì ci siano almeno abbastanza giovani al posto vostro che lavorano per pagare le vostre pensioni. Se i giovani si sono stufati, hanno detto, sapete cosa? E noi emigriamo, lì il numero si riduce, voi sarete là tanti e chi potrà pagare le vostre pensioni? Demografia, importantissimo, perché la demografia è un pilastro del sistema pensionistico. Se, come diceva prima il nostro Savonarola, si inverte la piramide, lassù avete tanti anziani e qua avete pochi giovani e i giovani dicono, ma scusate, io devo pagare per me e anche per loro, io ce la faccio, vado altrove, se la pagano un po'. Oltretutto sono loro che non fanno figli, sono questi di mezza età che non fanno figli e non fanno giovani. Quindi, ecco, e allora, questo è un elemento importante. Se poi oltretutto hanno pochi lavori, le donne non lavorano, i salari sono bassi, e allora lì è questo, diciamo, contratto che deve essere fondato bene. Altrimenti la politica ci si mette e dice, no, ma io ti prometto una pensione. Voi adesso sentite parlare di quella che si chiama pensione di garanzia per i giovani. No? Adesso piace molto questa idea della pensione di garanzia per i giovani. E lui è giovane. È giovane, quanti anni ha? 23. Giovanissimo, 23 anni. Bene, e io sono il politico e dico, guarda, come ti chiami? Brenno, io ti prometto che quando avrai 65 o 67, perché insomma per qualche decennio, parecchi, quindi io ti prometto una buona pensione. E tu mi dici, ma io perché devo fidarmi di lei? Su cosa basa queste promesse? Perché Brenno può dirmi, se io vado ai generali verso ogni mese, i generali ogni anno mi mandano un conto e mi dicono qui ci sono 10.000 euro, poi 20.000 euro, poi 50.000 euro, poi 100.000 euro, quelli io so che sono soldi miei con gli interessi, e invece qui c'è una promessa. Quindi tu, fra l'altro, questo titolo lo puoi vendere, ma la promessa pensionistica non la puoi vendere perché nessuno la compra, non è cedibile sul mercato. Però è una forma di debito. E se io prometto tanto, posso avere anche lì un debito alto, non cedibile, ma un debito che non è sostenibile. E quindi questo debito in qualche misura va ricondotto a qualcosa di sostenibile. Questo, a questo servono. Ma le persone capiscono queste cose se gliele spieghi. Certamente non è diverso dire io ti prometto che ti darò una pensione tra 45 anni e tu dici ah bravo questo qui adesso lo voto perché tra 45 anni mi darà una pensione, però tu che sei già che sei smart dici ma io preferisco avere un buon lavoro e farmi la pensione e sapere che la mia pensione dipende da quello che io ho messo da parte. E quindi magari decidi di andare all'estero, qualche non peggiora la situazione collettiva. Quindi è molto delicato dire cose che non fare, promesse non sostenibili. Sì, diciamo che è una questione di opportunità. Almeno per quel che riguarda la mia generazione, io vedo i miei coetanei che sono andati all'estero, vedo e parlo con loro ogni giorno, che ci lamentiamo, un lavoro strapagato, un lavoro che non mi rende felice. Noi vogliamo essere nelle condizioni di poter lavorare, almeno per quel che riguarda me, per quel che riguarda i miei amici, anche chi verrà dopo, l'altro correlatore Umberto. Cioè, ogni giorno noi discutiamo di questo paese che è letteralmente in crisi, non c'è una soluzione a questa crisi, non con questo sistema politico, quantomeno. Professoressa, giusto prima di andare ad aprire le domande sul quartiere del pubblico, visto che parliamo di politica che non si assume le sue responsabilità, in questo momento al governo c'è un uomo che da 12 anni, continua ad attaccarla con insulti anche molto pesanti, ha attaccato anche i suoi affetti familiari, che se mi permette una domanda, proprio non vorrei entrare nel merito, però sua figlia non è in pensione, perché questa bugia è solo 10 anni che circola e continua a lavorare, professoressa ordinaria.
Posso dire che una volta ero al Museo Egizio di Torino con degli amici inglesi e mi sono, a un certo punto c'è stata una signora che passa, mi vede, si ferma e mi sbraita qualcosa e poi mi dice: e sua figlia che è andata in pensione, non so quanto diceva, quella, poi vi racconto com'era, mettiamo 45 anni, 48 anni, che mia figlia non li aveva ancora neanche. Ma comunque è andata in pensione a 48 anni. Allora mi è venuto da dire: signora, preghi di non avere mai bisogno dei servizi di mia figlia, che è oncologa e si occupa di trapianti. Ha la responsabilità dei trapianti, immunologa dei trapianti, lei non li fa, però è immunologa. Ecco, quello era. E questa per dirvi è una cosa, io fra l'altro ero in America in quel periodo, venne fuori un giornale satirico chiamato Il Corriere della Pera, che aveva però la grafica esattamente come Il Corriere della Sera e aveva in evidenza, in questa supposta prima pagina, la figlia della Fornero è andata in pensione a 48 anni. E la gente ci ha creduto, la gente ci ha creduto. Poi c'era scritto in piccolo che tutte le notizie erano notizie satiriche, quindi non c'era niente di vero, ma era scritto in piccolo. La gente invece vede il titolo e ci ha creduto. Voi non avete idea di che cosa noi abbiamo ricevuto come invettive, minacce. E voi pensate che io abbia fatto una smentita? Cosa smentisci? E tanto non c'era una notizia pubblicata, era una cosa satirica. Non era una notizia che avesse senso smentire, come smentire una barzelletta, mica smentisce una barzelletta. E quindi questa cosa qui è stato uno dei punti più feroci. Oppure penso anche al 2016, mentre la Corte dei Conti era in audizione alla Camera a dire che senza la riforma Fornero avremmo avuto una spesa fuori controllo, Matteo Salvini cosa fa? Chiama i suoi e va a protestare sulla casa della professoressa, in piena pioggia. Il livello di attacco, mi permetto un giudizio personale, è stato di poco bestiale e disgustoso. Sono molto duro, personalmente a me non piace Salvini, è l'antitesi della politica. Quindi sono Narolesco mi piace, sì, lo vedo bene, ecco. Dopodiché devo dire adesso, se posso dire, è soltanto più una figura patetica. Ecco, io la metterei così, non minaccia più nessuno, ed è patetico nelle sue diagnosi dei problemi, nelle sue nella propaganda che fa, ma non c'è nessuno che mi crede, tant'è che deve ricorrere ai vannacci per avere voti. I voti che ha avuto li ha avuti tramite vannacci. Ecco, allora l'ultima domanda che le faccio è questa. Salvini, con Di Maio all'epoca, arrivò fuori dal Consiglio dei Ministri con su dai cartello quota 100 abbiamo abolito la legge Fornero. La legge Fornero è stata abolita, i famosi 3 lavoratori ogni pensionato grazie a quota 100 ci sono stati e queste nuove quote 102, quote 103 avranno il famigerato impatto positivo di sbloccare l'economia, di dare posti di lavoro, di dare crescita? No, certamente no. Allora, tutto quello che è stato fatto che è il contrario di ciò che dovrebbe essere nella previdenza. Perché la previdenza, pensatela sempre come una casa comune. E qui invece è come dire, va bene, là si era intervenuti con puntellando in maniera forte, anche forse troppo brusca, l'edificio. Adesso si tolgono puntelli per un anno, poi per un altro anno. Cioè sono sempre misure fatte per un anno, eccezioni per un anno. La legge è ancora lì, cambiata in qualche cosa, va benissimo, le leggi si cambiano,
perché un sistema previdenziale che, vi ho detto, è una cosa molto complessa, dove c'è dentro tutta l'Italia, non è come il balneare, una categoria, non è come i taxisti, una categoria, o gli agricoltori, un'altra, no, c'è tutti gli italiani dentro, quelli anziani, quelli meno anziani, quelli giovani, quelli piccoli, quelli non ancora nati, sono tutti dentro questo edificio. E l'edificio è sempre lì, allora tu puoi togliere qualcosa, ma non hai neanche il coraggio di cancellarla, perché non avrebbe retto il sistema, perché avremmo avuto subito la crisi finanziaria, non avrebbe retto la cancellazione della riforma, perché i mercati avrebbero detto, ah sì, vuoi debito, vuoi credito tu, vuoi indebitarti ancora tu, che stai, che hai aumentato la spesa e quindi il debito in questa misura poco assennata, stolta, decisamente stolta, no, quindi non avrebbe, quindi fai quel passettino che ti consente di continuare a prendere in giro gli elettori senza però avere il coraggio di dire adesso basta, io sono qui, sono in questo Consiglio dei Ministri, o cancelliamo oppure me ne vado. Ma voi sapete che c'è un documento del Tesoro, quindi ministro Giorgetti, nel quale non l'hanno visto perché evidentemente poi l'hanno un po' nascosto, si elogiava la riforma, si diceva dell'importanza della riforma ai fini della sostenibilità del debito pubblico italiano. Giorgetti ha a che fare tutti i giorni con i mercati, e quindi deve cercare di essere molto prudente nelle cose che dice. Quindi è un po', non so chi è il gatto e chi è la volpe, però il gatto sicuramente è azzoppato e la volpe non so, avrà perso la coda. Va bene, come? È fatto bene, è molto azzoppato bene. Azzoppato bene, va bene. E comunque, no, cioè... Le democrazie sono qualcosa di prezioso che richiede, diciamo così, partecipazione di tutti, ma consapevolezza. Perché senza la consapevolezza si vive di illusione in illusione, si genera scontento, si creano populisti, ma il paese si indebolisce. Adesso abbiamo un governo che rivendica molti risultati, ma anche l'occupazione. Sì, stiamo aumentando l'occupazione, ma io credo che questo non sia solo il risultato dell'azione di questo governo, perché ci sono state le riforme tanto criticate, e le riforme non è che producono effetto il giorno dopo, le riforme si consolidano, hanno bisogno di cambiare i comportamenti delle persone. E io per esempio cito l'occupazione femminile. Il messaggio prevalente nel nostro paese era che le donne dovessero stare a casa e occuparsi della casa. Oggi il messaggio prevalente è che le donne debbano essere autonome economicamente. E l'autonomia economica si acquisisce col lavoro. Col lavoro. Non devi avere un uomo, o anche solo lo Stato, che si occupa di te. Devi essere tu responsabile della tua vita. Se questo passa... Beh, è una rivoluzione culturale, questo vuol dire che per una donna, che tra l'altro studiano oggi più degli uomini, è normale dire ma io voglio un lavoro, voglio la mia indipendenza, che non vuol dire niente sulla famiglia, perché uno può essere indipendente e volere la famiglia, anzi è un elemento di forza, non di indebolimento della famiglia. Queste cose stanno anche cambiando da noi, si chiama cambiamento della mentalità comune ed è molto importante. La politica dovrebbe aiutare questo cambiamento, non minarlo alla base. Ma sapete, noi siamo stati il paese in Europa, l'unico paese, parlo dell'Europa, diciamo, quella originaria, che ha avuto un governo al tempo stesso populista e sovranista, cioè che voleva lasciare l'euro, se non l'Europa, e che pensava che tanto il debito pubblico non era importante, quindi vuoi aggiustarti la casa, ma ti do il 120%, come le banche americane, invece il 110% in questo caso,
come le banche americane, cioè il debito non importa. Vuoi dare un incentivo, fai bene, ma perché non limitarti all'80? Sembra già tanto, no? Perché ricostruire castelli con i soldi pubblici, castelli privati con i soldi pubblici, non sembra un modo assennato di spendere i soldi. Bene, qualcuno ha qualche domanda? Abbiamo circa una decina di minuti. Sì, ma i nodi che arrivano ai pettini adesso, non è? Che i governi del dopoguerra hanno mandato in pensione la gente a 40 anni, invece di mandare quelli che veramente avevano dei lavori disagiati, hanno mandato i quarantenni in pensione. Adesso i nodi sono arrivati al pettine. È vero, ma questo non è una buona ragione per prolungarli questi errori. Cioè è vero che per esempio quando sono state approvate le baby pensioni, e cioè data la possibilità alle donne di andare in pensione con 14 anni e mezzo di lavoro effettivo, più i periodi di maternità, che quindi, cioè più inclusi in questi 14 anni, se avevi avuto due maternità avevi avuto il congedo e non avevi lavorato, quindi gli anni effettivi di lavoro, e quindi andavi in pensione che avevi 35 anni. E molte di queste signore sono vive, ne conosciamo tutti di persone che sono andate in pensione 50 anni fa magari. Ma gli errori li ha fatti i governi? Eh sì, però chi andiamo a prendere? In democrazia bisogna purtroppo, questo è, che le scelte sbagliate si ripercuotono su altri, magari a distanza di tempo. Nel 1961 in Svizzera, nelle fabbriche, andavano in pensione a 65 anni. E non era uno scandalo, era normale. Chiuso. Però è vero, ma quello che voglio dire è proprio questo, che purtroppo i conti arrivano in ritardo. È per questo che i politici di solito hanno le elezioni l'anno dopo, e quindi il loro periodo di riferimento è breve, e invece il pubblico, i cittadini pagano magari anni dopo, perché al momento c'è l'euforia sul debito, si può essere anche euforici, ma poi arriva il momento in cui i conti si devono fare. Sì, la sindaco se vuole... Sì, volevo dire una cosa, ho già accennato prima. Alla professoressa, noi abbiamo parlato bene del passato, però io penso che tutti quelli che sono qua vogliono capire cosa ci aspetta nel futuro. Lei ha parlato bene della democrazia, che la democrazia deve essere di tutti e tutto, però la nostra democrazia, i nostri due sistemi, quello pensionistico e quello delle tasse, presenta delle crepe notevoli ancora. Lei sa che ci sono notevoli privilegi che nessuno osa toccare, non occorre che diciamo quali sono, ma lei lo sa meglio di me. E quindi ci sarà qualcuno che toccherà questi sistemi? Ci sarà qualcuno che farà pagare di più quelli che giocano in borsa che quelli che danno lavoro ai nostri cittadini? Ci sarà un sistema che il sistema finanziario, che purtroppo abbiamo visto che comanda anche gli stati e i mercati, verrà finalmente chiamato a pagare giusto come pagano i nostri imprenditori, come soprattutto paga il lavoratore dipendente? Ci sarà qualcuno che avrà questa decisione, questa forza di farlo? Io non lo vedo mica, sai, in questi giorni, e non vedo un futuro troppo rosa. Se noi facessimo pagare tutti, è giusto, l'Italia forse l'equilibrio che lei ha creato, che sta ancora per funzionando, forse sarebbe... avrebbe una lunga durata. Sicuramente una democrazia che ha un alto tasso di evasione è una democrazia meno buona di una democrazia nella quale i cittadini sentono che pagare le tasse, non dico che sia una, come ha detto Tommaso Padoa Schioppa, una bella cosa, ma è un dovere che si fa anche, che si adempie volentieri, perché sai che ricevi servizi, scuole buone per i tuoi figli, ospedali che funzionano senza liste d'attesa. Il fatto che noi tolleriamo, guardi, il nostro governo aveva cercato un'azione abbastanza forte contro l'evasione fiscale. Allora, e che cosa ci chiamavano? Aguzzini fiscali, anche il signor Grillo,
era rigor mortis, chiamava Monti, si chiamava Mario Monti. Io mi sono sentita dire, ma professoressa, era proprio necessario le barche, passare le barche. Ragazzi, però se uno ha una barca, forse qualche soldo in più potrebbe pagarlo. E quindi noi fummo il governo che mise un'imposta sulla casa. La casa in Italia è, come dire, sacra, e aver messo la casa ci costò tanta popolarità. Forse si poteva congegnare meglio, però è anche vero che chi ha una casa ha un patrimonio, una ricchezza. Tra l'altro, in questa demografia squilibrata che noi abbiamo, lo squilibrio si riverbera su altre cose, perché chi è che oggi ha la ricchezza? Sono gli anziani, e sono quelli che noi abbiamo tutelato di più durante le crisi, perché sono gli anziani che hanno la proprietà della casa, la ricchezza pensionistica, il risparmio addizionale, e per di più non muoiono più. E quindi i giovani l'ultima domanda categorie che non pagano e non pagano. Dipendenti pagano sul reddito totale, altri non lo pagano sul reddito totale. Ma dica... Ognuno non paga per niente sui contributi e va in pensione lo stesso. No, quello no. Adesso no, perché questo abbiamo fatto una legge, una regola, che dice che la pensione dipende dai contributi. Poi, se nella tua vita sei stato sfortunato, lei non si faccia licenziare troppo, allora gli diamo un aiuto. Ma oggi la regola per la pensione, e vale anche per i parlamentari, non ho tempo di raccontarvelo, ma un minuto me lo prendo. Quando stavamo varando la riforma delle pensioni, diciamo proprio nei primi giorni del governo, e io ero là in ambasce, a un certo punto telefono al presidente Fini e gli dico: presidente, io ho bisogno di parlarle. E sono andata da lui. E gli ho detto: presidente, noi stiamo per varare una riforma delle pensioni severa. Io credo che anche voi dovreste fare qualcosa. Lui si risentì, mi disse: ma ministro, noi abbiamo già fatto una riforma che entrerà in vigore nel 2000, mi pare che abbia detto 15 o 16. Io ho detto: presidente, quella degli italiani entrerà in vigore il 1 gennaio 2012. Non credo che gli italiani apprezzeranno questa differenza. Allora lui ha cambiato atteggiamento. Mi dice: vada pure ministro. Ero appena arrivata al ministero, mi richiama e mi dice: ministro, venga da me alle 5 del pomeriggio. L'avverto che ci sarà anche il presidente Schifani, il quale è molto irritato per la sua iniziativa, perché non spetta al ministro dire ai parlamentari di cambiare le loro regole pensionistiche, perché le regole pensionistiche dei parlamentari le decide il Parlamento. E quindi sì, se le decidono da soli. E quindi venga, però l'avverto di questo. Mi è venuto un brivido nella schiena, ho detto: qui ho già fatto una frittata e non sapevo come fare. Mario Monti era all'estero e sa cosa ho fatto? Ho alzato la posta, ho telefonato a Napolitano. Ho detto: presidente, io vorrei parlarle. Lui anche mi aveva detto: venga, si è risolto. E lui mi fissa l'appuntamento alle 6. E io l'ho detto subito a Fini per pararmi. Non è che mi tieni lì tutto fino a sera tarda. E così sono andata. Schifani era veramente molto secco: ministro, questa cosa non compete a lei. Facciamo una riunione con i questori della Camera, quindi quelli che si occupano delle regole, tutti che mi guardavano con zero simpatia, proprio così. E dopodiché Fini dice: allora, abbiamo visto la situazione, il ministro ha detto che partirà una riforma delle pensioni severa, abbiamo pensato che anche noi dobbiamo fare qualcosa. E allora io vi annuncio che dal 1 gennaio 2012 anche i parlamentari passeranno al metodo contributivo. Questo. Passa la parola a Schifani, aveva detto che io dovevo andare dal presidente, passa la parola a Schifani,
Schifani si mette a parlare dei rischi dell'antipolitica, quindi queste cose, questi ministri che vogliono dettare, dare lezioni di moralità e così via, e va bene. Poi Fini si guarda intorno e dice: qualcuno ha qualche domanda? C'era qualcuno, allora, messa subito via, perché ha fatto capire che non erano ammesse domande, perché io devo andare via. Mi dice: ministro, allora dice qualcosa. Io li ho ringraziati moltissimo per la loro sensibilità e poi sono andata dal presidente Napolitano, che mi ha molto trattenuto, e alla fine mi ha detto: ministro, lei deve avere molta pazienza, sapesse quanta ne ha avuta in me. Questo mi ha detto Napolitano, giuro, dalla sua mi controlla. Dopodiché il giorno dopo i giornali dicevano qualcosa, Schifani mi chiama e mi dice: ha visto, ministro, come i giornali parlano bene della nostra iniziativa? No, beh, i giovani, per me studiare, prima cosa, studiare è importantissima. Guardate, nei dati la correlazione tra studiare e la probabilità di un lavoro è molto forte. Chi studia di più ha più probabilità di essere occupato. Seconda correlazione positiva: se hai studiato hai la probabilità di avere un salario più alto. Studiare non vuol dire diventare tutti fisici, o studiare vuol anche dire, che lo dico da queste parti, che è importante, le buone scuole professionali, gli istituti professionali che preparano una professione sono molto importanti. Questo è importantissimo. Ma se tutti studiano avvocato... Ma no, oggi si studia anche per diventare... Non avvocati, ne abbiamo già troppi. Sì, ma no, continuano a studiare avvocato. Agricoltori, l'agricoltura sta cambiando completamente. Oggi tutto richiede preparazione. Abbiamo l'intelligenza artificiale, noi dobbiamo essere più intelligenti. Sì, ma se le fabbriche venete non trovano lavoratori nell'industria... È perché non li abbiamo spiegato bene ai nostri ragazzi che... Però oggi a fare l'operaio è un lavoro degradante. No, io non è vero. Anni, sono orgogliosa. Brava, io l'abbraccio orgogliosa, figurativamente, perché brava fa bene a essere orgogliosa. Invece tutti ingegneri. No, no, non è vero. Quello ingegnere è bravo, quello che è in fabbrica. La dignità del lavoro prescinde, ma studiare, io quando dico studiare, voglio dire anche studiare per una professione. Per fare l'agricoltore, per fare il tornitore, per lavorare con una macchina. È degradante perché si sporgano le mani. Ma non trovano operai sulle macchine utensili. Quello che dicono No. Fresatori, tornitori sulle macchine utensili a controllo numerico non trovano lavoratori. Le danno 3.000 euro al mese. Adesso però non fatemi dire, ma... dobbiamo dare noi le giuste motivazioni ai nostri ragazzi. Tu ti vuoi studiare avvocato? Brenno, cosa studi? Legge, scienze politiche. Cosa studi? Linguistica. E tu vuoi fare, io vuole girare il mondo. Scienze politiche studi. Vado bene. Allora, se finisci, perché sennò o suo marito o la sua sposa mi tira dietro, perché lei a essere sua mi sfondo. Professoressa, sinceramente la ringrazio per essere venuta qui, è sempre un piacere ascoltarla, e sinceramente la ringrazio per quello che ha fatto, e soprattutto per chi fa divulgazione. La professoressa Fornero è un modello da seguire, perché avere la professoressa che va a parlare con gli esodati, che ascolta le persone che sono state oggetto della sua riforma, spiegare qual era la buona parte, non è da tutti. C'è il rischio, c'è la paura, però soprattutto qui c'è la onestà intellettuale e la correttezza del metodo. Grazie, ma grazie anche a voi che siete venuti, grazie.